Buongiorno. Ho dormito. Mettetevi più indietro. Mettete i cuscini a mo' di divano. Metti il cuscino. No, devi metterlo in verticale, Ale. Sì. Ok. Indietro, quasi seduto. Oh, brava Aurora, quasi seduto. Sì. Ecco, perché. Avevo purtroppo freddo. Allora c'è una merendina per uno, un succo per uno e uno dei due cioccolatini del calendario dell'avvento. Che ho capito, Pita, è tutto a lei. No! Metti nel mezzo, così, che così appoggia pure lei. Ok, questo era dentro uno dei calendari dell'avvento, dentro uno solo, eh. Quindi ce ne avete altri due da mangiare. Questa mi piace. Sì. Buon appetito. Adesso vi metto i cartoni. Potete vedere, non è lo stesso giorno delle riprese che avete appena visto, ovviamente sono passati un po' di giorni perché non ho avuto assolutissimamente tempo, però poi mi sono anche dimenticata di vloggare quel giorno, quindi lasciamo perdere, sono stata presa da tutte le cose che accadono nelle normali famiglie. Però voglio farvi vedere in questa seconda parte di questo video vlogmas, che non si sa che cosa sia, delle cosine che ho preso d'abbigliamento, le ultime cose che prendo, perché praticamente dopodiché non voglio più vedere un negozio, perché ho l'armadio pieno, sia quello mio che quello di mio marito e quello dei miei figli, c'è scoppia. Però voglio farvi vedere delle cose che ho preso. Allora, sono delle cose che ho preso alla Upim, a Telly Whale e a un negozio che si chiama, che non mi ricordo più, vabbè, poi ve lo dirò, che si trova comunque dentro l'Ipercop di Viterbo, per farvi capire. Allora, partiamo dalla prima busta, che è quella di Telly Whale. Ok, allora, da Telly Whale, io era una vita che non compravo da Telly Whale, una vita sana. Mi ricordo che ci ho comprato, madonna, saranno passati 15 anni? Sì, sono passati 15 anni dall'ultima volta che sono entrata dentro Telly Whale, per un motivo molto ovvio, ovvero che ci ho comprato una volta, dopodiché mi sono ingrassata, sono rimasta incinta e tutto, ho preso dei chili e quindi le taglie di Telly Whale non mi entravano. Ci sono riandata e ho preso un po' di cose. Allora, ho preso una cosa per me, due cose per Aurora e degli accessori. Vi parto subito con gli accessori, così almeno ce li leviamo di mezzo. Allora, come accessori ho preso, sempre se lo trovo, eccolo qua. Allora, come accessori ho preso due cinte e più degli orecchini. Pensavo di aver preso anche un altro paio di orecchini lunghi, di quelli che vanno adesso con tutti i pendagli, ma me lo sono dimenticato là.
Però ho preso anche questi, gli orecchini. Allora, ve li faccio vedere subito. Questi sono costati 8 euro e sono degli orecchini fatti in questo modo. Io non so se riuscite mai a vederli. Comunque sono degli orecchini fatti in questo modo, che hanno il cerchietto e poi hanno il brillantino e sono legati. Visto che io ho i doppi buchi, in questo momento ne ho uno solo perché quelli davanti l'ho levati, però visto che ho i doppi buchi, pensavo di metterli in maniera tale da risolvere il problema dei doppi orecchini. E questo è il primo accessorio. Scusate anche se mi sentite un po' nasale, ma come una scema sono andata a buttare la mondezza in questi giorni senza giacchetto e sono morta di freddo e mi sono un po' raffreddata, insomma, quindi non ci fate caso. Allora, secondo accessorio che ho preso è stata questa cinta qui, che mi piaceva tantissimo, che ho già utilizzato ieri, l'ho messa con un vestitino, una cinta nera trapuntata con delle mini borchette, vedete? Delle mini borchette. La fibbia è semplicissima. La cosa che mi piace è questa. Questa è la parte che preferisco di questa cinta, con questi cerchioni di buchi. Va bene, e poi ho preso anche questa, che è invece una cinta completamente piena di strass, tutta 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 tutta, a partire dalla fibbia, diciamo, è tutta tutta strass. E questa l'ho voluta prendere perché praticamente ho dei vestiti neri semplici senza niente, a cui volevo mettere una cosa scintillante, e ovviamente l'ho trovata, finalmente la cercavo e l'ho voluta prendere. Mi piace tantissimo. Con lo sbrilluccichi ultimamente mi sta uscendo un po' la fissa, e infatti, però ve lo lascio per ultimo, ho preso anche una cosa per me molto sbrilluccicosa. Invece per mia figlia ho preso questo, che è un vestitino, come potete vedere, di quelli a maglia, con le maniche lunghe, tutto fatto in questo modo, con questo filo, metallico, blu e argento, che lei è chiara, quindi le risalta molto. Poi ha voluto prendere anche questo. Gli sta un po' a venire fissa anche a lei dello sbrilluccichio. Questo body qui, anche questo è sbrilluccicante, con i fili argento, e però in questo caso è tutto grigio chiaro, con il collo alto, ed è un body. E ha voluto prendere anche questo. Invece io sono caduta in un acquisto che non so neanche quando mai metterò, perché è molto anni 80. Ho preso questa tutina qua. Questa tutina qui, sì, forse io penso che mi abbia condizionato tantissimo il fatto di aver visto Il Grande Fratello e di aver visto i look di Soleil, secondo me, e della Cipri. Secondo me questo a me ha influenzato tantissimo su questa scelta. Comunque ho preso questa tutina, perché è una tutina con il pantaloncino, quindi è anche molto molto comoda. Ha questo e quest'altro dietro, che sono dei lacci, diciamo, una specie di cinta che serve per chiudere qui davanti, altrimenti sarebbe tutto completamente aperto. Ha le spalline, ma non sono enormi, cioè sono delle spalline delicate, ed è fatta in questo modo, appunto. È molto molto carina, mi sta anche bene. Devo provarla con delle calze sotto, perché ovviamente l'ho provata senza niente, però diciamo che mi piace. Mio marito dice che sembra una palla da discoteca. A me piace. Voi che dite? È un po' troppo? È un po' troppo. Io l'ho pensata pure per Capodanno, perché una mia amica si è presa il vestito uguale al mio, ovviamente, non trovando niente, e quindi io sono dovuta un po' correre ai ripari per non fare le gemelle, diciamo, che non mi sembrava il caso.
E ho trovato questo e mi piaceva tantissimo. C'era anche solamente la gonna e i pantaloni, però cioè, un vestito, una tutina con un capo vi siete praticamente vestiti, non dovete andare a cercare a fare gli abbinamenti, cosa che a me mi urta sempre il sistema nervoso perché non riesco mai a fare un abbinamento giusto. Quindi preferisco cose di questo genere. Raga, questo raffreddore non ne posso più. Allora, passiamo al negozio. Che dove ha comprato mio marito, che vi faccio vedere qual è Tokunoshima. C'è anche lo shop online tokunoshima.it, quindi andateci a dare uno sguardo. È un negozio che ha delle cose giovanili, però mio marito è riuscito a trovarci qualcosa che è anche abbastanza serio. Ha fatto due cappotti. Allora, uno che a mio parere è bellissimo, anche se penso che si sporcherà anche solo a guardarlo, è questo qui. Ha fatto questo cappotto bianco con la chiusura incrociata. Ok? È molto molto bello, è fatto in panno ed è anche di un tessuto molto molto buono. Si sente che la qualità è buona rispetto all'altro invece di cappotto, che si sente che è leggermente minore, inferiore. Però questo cappotto decisamente è molto 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 bello. Penso che se lo metterà per queste feste o per Capodanno, non so, però era scettico sul farlo bianco. Però poi l'ha provato, si è guardato, ha detto no, vabbè, ma quasi quasi, e l'ha preso. L'altro che ha preso invece è questo, che è un semplice cappotto classico grigio con la chiusura classica, quindi questo non è niente di trascendentale, però ecco, è fatto in questo modo, grigio, e come vi ho detto, la qualità della stoffa rispetto all'altro è leggermente inferiore. Non vi dico che fa schifo, però è leggermente inferiore, si sente proprio al tatto che la stoffa è diversa. Poi ha preso un maglioncino che è questo qui, a mio parere bellissimo, che è un maglioncino color senape a collo alto. Fatto tutto a righe orizzontali. Questi sono stretch, cioè stretch nel senso che rimangono attillati. Poi mio marito ha le spalle molto larghe, quindi gli rimane molto attillato e gli sta benissimo. A me piace tantissimo come gli stanno le cose così. E ha voluto azzardare questo colore perché lui praticamente metterebbe solo grigio, bianco e nero. E invece abbiamo azzardato questo senape grazie alla commessa. Poi si è preso una felpa su mio consiglio perché secondo me è bellissima ed è questa felpa qui. Allora, ce n'erano di diversi tipi, sempre con questo soggetto. C'era tutta grigia con questi qui più piccoli e anche il leone più piccolo, nera e bianca con i ghirigori dorati. Vabbè, comunque ce n'erano diversi tipi. A lui è piaciuta questa tra tutte quante. Calcolate che mio marito queste fantasie non è che lo facciano impazzire, quindi abbiamo dovuto raggiungere un compromesso. E il compromesso è stato nera, perché se no non l'avrebbe mai messa. E poi c'è il leone blu che risalta. È un po' sullo stile del completo che si è fatto per quest'estate, quello nero e oro. Però diciamo che questa gli è piaciuta, ho preso la palla al balzo, ho detto ok, basta, prendiamo questa così almeno. E questa è... A me piace tantissimo sta felpa, sicuramente gliela ruberò perché così è. E poi arriviamo all'ultimo che è Upim. Da Upim ci sono stata principalmente per fare due pigiamini ai figli. Perché non avevano più un pigiama fondamentalmente. Allora, a mio figlio gli ho preso questo qui, che è il pigiamino di Minecraft. Lui ce n'ha già uno grigio, però io l'ho voluto prendere un altro grigio. Ce n'ha già uno bianco e blu. Quello grigio è di coso, è di Halloween.
Io l'ho voluto prendere un altro perché comunque il fio è cresciuto e stanno tutti piccolini, quindi io l'ho voluto prendere. Il sopra è fatto in questo modo e il sotto è fatto così, con tutte le spade di Minecraft che riprende questo celestino qua. Poi mi piaceva pure questo celeste, è molto molto carino. Invece a mia figlia, che ovviamente non riesco più a trovarle nulla nel reparto ragazza, poco e niente, le ho preso questo pigiamino semplicissimo con stampato. Quando l'ho visto ho detto no, lo devo prendere assolutamente perché c'è il cane della Ferragni praticamente stampato qui sopra. E poi non mi ricordo se si chiama Matilda, Matilde, Matilda. Vabbè, comunque c'è il cane della Ferragni, il pigiama col cane della Ferragni. È fatto tutto uguale, sia il sopra che il sotto, è fatto praticamente identico. E anzi, lo sono riuscita a trovare perché è molto molto complicato trovare alla Upim, che almeno ho qui da me, le misure di mia figlia. Poi ho preso un po' di completini anche in vista di queste feste. Allora, sempre a mia figlia, visto che non c'era e non sapevo quale le piacesse, le ho preso due completini, uno blu e oro con le palline e uno rosso con le stelline, mutandina e reggiseno, perché siamo arrivati a questo punto già. Poi a mio marito ho preso, mi casca tutto, sì, certo, ovvio. Che bello che mi cade tutto! Che bello, che bello, che bello! Allora, ce la farò, eh? Ormai ce la fai. A mio marito gli ho preso questi con i babbettini che se lo metterà sia a Natale che a Capodanno. Poi io mi sono presa due completi, un po' perché mi servivano, un po' perché presa dalla smania del completo di tutti quanti, l'ho preso e mi si stanno anche incartando, va bene. Allora ho preso questo completino qua, semplice semplice, rosso con la mutandina tutta in pizzo. C'ha la particolarità di avere queste tre bande laterali, però non è niente di che. E niente, questo è semplicissimo. Poi invece ho voluto prendere anche questo corpetto. Aspettate che lo chiudo, almeno un gancetto lo chiudiamo per decenza. Allora ho preso questo corpettino qua, tutto in pizzo, con la culotte, anche questa tutta in pizzo sotto. Praticamente il completo sarebbe così, sarebbe in questo modo. Ovviamente voi non vedete niente, vabbè, fidatevi sulla parola che è fantastico, ok? Ecco qua. Completo così, e questo penso lo metterò direttamente a Capodanno, e quello rosso lo metterò a Natale. A posto, io ho finito, adesso vi saluto perché non sto più respirando, cioè sto a fare uno sforzo sovrumano, mi sento l'affanno. Quindi sistemo tutte quante queste cose e ci vediamo al prossimo video, che non so assolutamente quando sarà, perché sapete che io riesco a fare video quando ho tempo, ma soprattutto quando decide la mia connessione internet di caricarlo. Vi saluto, vi mando un bacio, se non ci vediamo vi auguro buone feste, spero che passiate un Natale piacevole in famiglia, come lo passerò io. E vi ricordo di iscrivervi al canale per farmi crescere, ve lo chiedo come regalo di Natale, ecco, spolliciate, così almeno mi fate contenta e mi fate un bel regalo di Natale se vi iscrivete al canale. E un bacione, al prossimo video, ciao!